Caro amico di YouTube, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un mi piace su questo video. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL e che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Detto questo, bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, eccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti avanti col tema di oggi. Qual è la domanda di oggi? Oggi è: il socio lavoratore deve pagare i contributi INPS anche sugli utili non distribuiti dell'SRL? Perché ho voluto dire questo? Ho voluto dire questo perché, prima di tutto, per comprendere questa cosa dobbiamo fare un piccolo passo indietro e sapere che noi imprenditori percepiamo un carico tributario in Italia elevato. Bene, questo carico tributario è composto da imposte sul reddito, che possono essere personali o collegate all'SRL, oppure sono contributi INPS che ricadono in genere quasi sempre sull'imprenditore quando è un socio lavoratore. Ok, perfetto. E quindi per questa seconda parte qua, per i contributi, in un certo senso si è creata in Italia una situazione in cui l'INPS pretende i soldi anche sugli utili non distribuiti, ma i giudici, che prima erano di primo grado e poi magari vanno sempre di più verso la Cassazione, tendono a dare ragione al contribuente, cioè a noi, persone comuni, e quindi a dire che se non percepiamo gli utili, non dobbiamo pagare i contributi INPS. Bene, però il fatto sta che, nonostante questo, tendenzialmente l'INPS, nelle istruzioni che emana ogni anno per il come calcolare, insomma, i contributi, ecco che mette sempre il fatto che noi soci lavoratori dobbiamo pagare i contributi INPS anche su questi utili quando non sono distribuiti. E questa roba fa anche incazzare gli imprenditori, perché prova a pensare in una ditta individuale. In un certo senso, tutto quello che io produco come utile lo percepisco io, no? E in qualche modo può essere messo sul mio conto corrente e quindi è un utile percepito e ci pagherò sempre i contributi INPS. Bene. Però in un SRL possono capitare situazioni in cui io ho una società, ma che può essere anche società di persone, comunque, in cui gli utili sono accantonati nella società, non vanno nel conto corrente dei soci. Bene. Però, nonostante questo, l'INPS vuole appunto che i soci paghino una fettina di contributi anche su questa quota di utili che sono accantonati sull'SRL. E siccome questo è un video, questo che vedrai, che risale a qualche anno fa, ti presento essenzialmente una sentenza e successivamente magari ti elenco 8 punti che tu devi sapere per gestire al meglio questa informazione, per comunque calibrare al meglio il fatto che i giudici tendenzialmente ti daranno ragione e non devi pagare i contributi INPS sugli utili non distribuiti. Perfetto. Però anche è anche vero che attualmente l'INPS ogni anno sta emanando nelle istruzioni il fatto che noi soci lavoratori dobbiamo pagare i contributi INPS anche sugli utili non distribuiti. E questa cosa ovviamente va un po' in conflitto e va da parte nostra un po' gestita, cosa che rientra anche nell'efficacia fiscale. L'efficacia fiscale è tendenzialmente, o almeno non è solo quella cosa di ridurre le imposte. L'efficacia fiscale è anche sapere da quale parte c'è la ragione, ok? E come gestirla al meglio, potenzialmente senza complicarci troppo la vita, perché, come in questo caso, ci può essere un po' di incertezza. Detto questo, andiamo subito avanti. Quando l'iscrizione INPS di un socio è obbligatoria? Ogni socio lavoratore di un SRL deve iscriversi alla gestione commercianti INPS e pagare i relativi contributi. Dunque, qualsiasi persona che sia socio di una SRL e lavora all'interno della società deve aprire una posizione INPS commercianti barra artigiani e quindi pagare i relativi contributi. Un socio di SRL che è solo finanziatore, ossia è un socio ma non ci lavora, non è tenuto all'iscrizione all'INPS e quindi non è tenuto a versare i relativi contributi INPS. Un amministratore, invece, che non è socio, quindi io posso essere amministratore di un SRL ma non sono socio, è tenuto
questo amministratore non socio a pagare i contributi INPS nella gestione separata solo se percepisce un compenso con busta paga. Dunque, nel caso opposto in cui una persona non è socia, ma è amministratore o amministratrice, perfetto, ecco che l'INPS lì sono pagati con un metodo un po' diverso, però sono pagati solo nel momento in cui c'è un compenso da amministratore, cioè proprio c'è un compenso sulla busta paga. Se l'amministratore prende zero, sul suo compenso ovviamente non paga i contributi perché il compenso è zero. La prossima domanda che devi porti è: quanti contributi INPS deve pagare un socio che è iscritto all'INPS Commercianti? Ti ho voluto mostrare questo lucido non tanto per fare il pignolo, il commercialista palloso, ma semplicemente perché prima di sapere quale cose puoi risparmiare grazie alle eventuali prossime sentenze dei giudici, è importante comprendere quali sono i contributi che tu puoi risparmiare. Quindi devi semplicemente avere questo piccolo schema qua. Ricordati che i contributi INPS commercianti e comunque anche quelli artigiani si pagano con due metodi. Prima di tutto si pagano sempre i contributi fissi INPS, quei famosi contributi a rate fisse. Si pagano sempre quando tu in qualche modo sei un socio lavoratore, nel momento in cui il commercialista dichiara l'inizio attività della tua SRL, oppure nel momento in cui tu fisicamente dici al tuo commercialista che da quel momento in poi sei un socio lavoratore. Questi contributi fissi ammontano, come puoi vedere qua, a un totale di 3.850,52 euro divisi su 4 rate annuali proprio fisse, perfetto. E questi contributo, questo importo ti va a coprire un reddito a te attribuibile dall'SRL per circa 15.953 euro. Perché ti dico questo? Perché il secondo metodo, cioè quello che tu essenzialmente dovrai pagare in più, è che tutte le volte che a te viene attribuito un reddito da tutte le tue SRL che supera il reddito di 15.953 euro, su quel reddito in più dovrai pagare 24,09% di contributi, o comunque anche un po' più alto, insomma, se superi determinate soglie, in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi tu, quando sei un socio lavoratore e vedi che il tuo commercialista ti fa pagare le 4 rate annuali, non è che lì l'INPS è a posto, perché se tu hai in qualche modo altre società o hai un utile molto alto, ecco che in sede di dichiarazione dei redditi dovrai pagare ulteriori contributi INPS, cosa che ovviamente ti va ancora di più a far percepire il carico tributario alto. Ed è questa seconda tipologia di contributi, questi contributi INPS eccedenti il minimale, che saranno da tagliare nel momento in cui noi riusciamo a difenderci dall'INPS e dimostrare, grazie alle sentenze dei giudici, che sugli utili non distribuiti noi non dobbiamo pagare i contributi INPS. I contributi fissi, in sostanza, li pagherai sempre, perfetto. Anche se in qualche modo tu avrai utili da altre SRL dove tu sei solo finanziatore, ma eviterai di certo di avere accuse in maniera, diciamo, gratuite, ok, da parte dell'INPS, perché non hai fatto al meglio il calcolo dei contributi INPS eccedenti minimale in sede della tua dichiarazione dei redditi. Effettivamente sono stato un po' macchinoso, spero di avertela gestita al meglio. È anche vero che le soluzioni fiscali un pochettino si nascondono dietro le cose tecniche. In parte non saresti qui ad ascoltare fino a questo punto il mio video se non sei interessato a conoscere nel dettaglio come funzionano queste cose. Ok, ora andiamo avanti a vedere due esempi di calcolo dell'INPS, giusto per comprendere qual è il meccanismo con cui noi dobbiamo in qualche modo dichiarare il reddito ai fini dell'INPS. Per il socio lavoratore di un SRL, la base imponibile è data dalla somma degli utili a lui attribuibili da tutte le SRL in cui è socio, tendenzialmente. Cioè, se tu sei socio in 2-3 SRL, ecco che la base imponibile INPS è data dalla somma degli utili pro quota, ovviamente, che a te sono attribuibili da queste società. E questo indipendentemente dalla distribuzione degli utili, perché forse, come tu sai già, un SRL paga una fettina di imposte per sé, bene, poi questi utili che rimangono li può distribuire o non distribuire. Se li distribuisci paghi delle imposte in più. Però l'INPS vuole comunque sempre la sua fetta di contributi anche se tu non distribuisci questi utili dall'SRL al socio. Vediamo l'esempio 1.
se tu sei socio lavoratore di un SRL, quindi socio lavoratore che devi aprire una posizione INPS commercianti, e possiedi le quote di un'altra SRL in cui sei solo socio finanziatore, dovrai pagare contributi INPS sugli utili a te attribuibili, indipendentemente dall'effettiva distribuzione. E dov'è qui il problema? Che comunque è anche vero, è proprio sentito dagli imprenditori. Ipotizza, tu sei socio di una tua SRL dove tu svolgi il lavoro e tu vuoi pagare regolarmente i contributi. Perfetto, poi direi che è anche normale, ottimo. E poi nell'evoluzione della tua vita imprenditoriale apri nuove SRL con altri partner commerciali. Bene. Ecco che lì magari su questa seconda SRL tu non fai niente di operativo perché vuoi in qualche modo solo prendere gli utili, che è una cosa normale. Ecco. Ecco che siccome tu hai già una tua SRL in cui hai una posizione INPS aperta e in più hai un'altra SRL dove tu sei solo socio finanziatore e non fai nulla di operativo, purtroppo l'INPS vuole i contributi anche su questa seconda quota ed è questo tendenzialmente, secondo me, uno dei grossi problemi che ha questa norma in ambito, diciamo, contributiva dell'INPS per i soci dell'SRL. Ora vediamo il secondo esempio. Se invece tu sei solo socio finanziatore di una o più SRL e non hai una posizione INPS aperta, non dovrai pagare alcun contributo. Invece questo è il caso che è un po' diverso, ma serve per comprendere che il problema di pagare troppi contributi o meno sulle seconde SRL dove tu sei solo socio finanziatore, ce l'hai solo se hai una posizione INPS aperta. Perché se tu in qualche modo hai anche 100 SRL, tu sei socio in 100 SRL, ma in nessuna tu hai una posizione INPS aperta, perché magari non ci lavori, perché magari sei un dipendente con una busta paga a tempo pieno o per altri motivi. Ecco che se tu non hai nessuna posizione INPS aperta, tu di fatto, dove sei socio finanziatore, non paghi i contributi INPS. E questa è la discriminazione che dà un po' più di problemi nel calcolo dell'imposta o comunque nel quantificare l'imposta. Perché se tu in una seconda SRL in cui sei solo socio finanziatore, tu hai già una posizione INPS aperta, dovresti pagare i contributi INPS e l'INPS li vuole, perfetto. Se invece tu non hai nessuna posizione INPS aperta per qualsiasi motivo, ovviamente nel rispetto della legge, ok? E tu hai comunque una o più SRL dove sei solo socio finanziatore, ecco che lì i contributi INPS non devi pagarli. Cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!